Lo strumento è costituito da dischi di rame e zinco alternati a dischi di panno imbevuti di una soluzione molto diluita di acido cloridrico. La corrente prodotta da questo strumento è in grado di accendere un LED. Seconda volta, la corrente prodotta dalla pila è dovuta alla tensione che si genera dal contatto di due metalli diversi. Questa circolazione senza fine del fluido elettrico, questo moto perpetuo, può apparire paradossale, può non essere esplicabile, ma essa è non di meno vera e reale. L'interpretazione predominante del funzionamento della pila divenne ben presto quella chimica. Secondo questa spiegazione, l'elemento base è la tripletta rame, panno imbevuto, zinco. Già Faraday reinterpretò il funzionamento della pila in questo senso. Ci sono molti processi con i quali la forma della forza può essere cambiata in modo che abbia luogo un'evidente conversione dell'una nell'altra. Così noi possiamo cambiare la forza chimica in corrente elettrica e la corrente elettrica in forza chimica.